interessante, anche se vedo che ancora arrivano delle persone, ma non abbiamo tantissimo tempo e il tempo che Vittorio Giardi ha potuto dedicarci è abbastanza breve, ma intanto che le persone si accorgono dico proprio due parole introduttive. Intanto siamo in un contesto che è quello del Festival della Complessità, che si sta concludendo in realtà, perché si concluderà tra una settimana, abbiamo fatto moltissime cose e in fondo un elemento, una questione chiave del tema della complessità è proprio il mettere insieme gli aspetti di diversità, no? È uno degli aspetti che possiamo evidenziare, che mi pare oggi ci stia particolarmente dentro, no? Nel senso che abbiamo voluto anche un po' inaugurare questo momento di incontro, questo è un secondo elemento di interesse tra l'associazione Revoca i Pazzi e Sipre e Freud's Books, scusate, che è un'organizzazione di associazioni che si occupano appunto di pensiero psicoanalitico applicato in qualche modo nella dimensione della presenza sociale, eccetera. Quindi l'occasione di oggi è un esordio di questo incontro con l'associazione Guy Pazzi ed è anche invece un momento del Festival della Complessità. Il libro di stasera, che è Mindscapes, e l'incontro quindi con Vittorio Ligiardi, dicevo che si presta particolarmente bene. Dico proprio due parole su di lui, anche se è un personaggio molto noto, ci conosciamo da parecchio tempo, siamo più o meno coetanei anche. Vittorio Ligiardi è professore ordinario di psicologia dinamica alla Sapienza di Roma e è una persona che diciamo ha sviluppato i suoi interessi fondamentalmente in due ambiti per cui è molto noto. Uno è l'ambito delle tematiche relative al genere e all'orientamento sessuale, rispetto al quale ha scritto libri importanti, molto noti, sia di taglio più scientifico che anche diciamo più divulgativo in qualche modo, anche abbastanza recentemente. E poi è una persona che si è occupato di questioni diciamo più relative alle tematiche cliniche. In particolare negli ultimi anni si è dedicato moltissimo alle tematiche della diagnostica psicopatologica, diciamo ed è il curatore insieme a Nancy McWilliams del PDM2, che è diciamo questo manuale psicodiagnostico che per gli addetti ai lavori è veramente un testo di grande rilievo, che è uscito insomma veramente recentissimamente nella versione italiana. Ma appunto quello che, di cui noi parleremo stasera, sul quale invece io non entro nel merito perché lo faranno poi le colleghe, è una cosa ancora diversa, diciamo così, nel senso che invece è proprio un testo che mette insieme tutta una sensibilità, naturalmente una formazione, una competenza sul piano della psicologia, della psicodinamica, con però tutta una serie di altri elementi che caratterizzano diciamo l'interesse culturale di Vittorio Ligiardi. Discuteranno con lui di questo testo Sara Fallini, che è una psicologa e psicoterapeuta di formazione gruppo-analitica di Parma, che appunto fa parte di questo network di Freud's Books, e Maria Pia Regoni, anche lei psicologa e psicoterapeuta, che è stata docente di psicologia dinamica alla nostra università e che appunto fa parte dell'associazione Guy Pazzi, ma quindi in qualche modo incarna anche proprio questo aspetto dell'interesse per le questioni artistiche, ma anche con tutta la competenza diciamo psicologica e clinica. Io darei la parola a Sara Fallini quindi per iniziare e poi dopo discutiamo. Buonasera a tutti, mi veniva un po' la battuta che devo sciogliere il ghiaccio col caldo di oggi, non ce n'è molto bisogno, però insomma un po' con lo stesso comunque a dire qualche parola e cercando il più possibile di lasciare la parola al professor Giardi. Nel libro ci sono le due citazioni di Borges che mi hanno particolarmente colpita. La prima è nel decimo capitolo: se le pagine di questo libro ammettono qualche verso felice, voglia perdonarmi il lettore la sgarbieria di averlo usato io anticipatamente. Ed effettivamente questo è un verso, così un brano di poesia che ci aiuta
ad entrare in questo libro, che effettivamente anche sua intenzione, insomma, nella nota dell'autore, dell'autore stesso, può essere un libro molto evocativo, dove effettivamente continuamente sia talmente tanto ricco, ma non delle citazioni dotte, proprio di una trama fittissima, dove effettivamente il lettore è continuamente chiamato appunto a qualcosa di evocativo, e che a me ha ricordato nella lettura, e per certi versi me l'ha resa anche un po' difficile, ma nel senso complessa, l'immagine del tuffatore di Pestum, che è anche tra l'altro un'immagine che è molto usata proprio anche come metafora della psicanalisi, perché continuamente chiama, come se fosse qualcosa di proprio, ad entrare in abissi e poi a riaffiorare no, per fare un altro tuffo. E in effetti questo, diciamo, questo verso di Borges aiuta a dare una sensazione di che cos'è leggere questo libro. Però anche un altro sentimento si ha nel leggere questo libro, oltre che di sensazione di evocazione, è un sentimento di grande gratitudine, perché c'è un lavoro enorme dietro, magari non nella scrittura sicuramente, perché come vedrete leggendolo, ogni parola è poetica, è evocativa, ma nel senso profondamente scelta e forse trovata, ma come comunque lui stesso dice. Però c'è un lavoro enorme, ma soprattutto c'è il lavoro di un uomo che ha letto e conosciuto la vita tantissimo, e qua viene l'altro, diciamo, e quindi tanta gratitudine per aver scritto questa cosa anche per tutti noi. L'altro verso, sempre di Borges, invece è nell'incipit del libro: gli altri si vantino delle pagine che hanno scritto, io sono orgogliosa di quello che ho letto. E anche questo appunto è una, diciamo, proprio introduce questo libro, che è ricco appunto non della citazione dotta, ma proprio di una stratificazione di lettura, che un po' intimidisce, perché io mi sono sentita un po' intimidita, un po' rassicurata da una cosa che disse Laura Ambrosiano lo scorso anno, presentando Paparma Corrotori e Corrotti, mi disse alla mia ammissione di non aver mai letto Moby Dick: ma che fortuna che ha ancora da fare questa esperienza. E quindi penso che per molti di voi che qua conosco, forse non sarà come per me, però forse per altri sì, cioè la possibilità di andare a leggere e spulciare questa bibliografia meravigliosa, che appunto tocca ambiti volutamente, insomma, che riguardano appunto poesia, paesaggio, neuroscienze, ma anche letteratura, insomma, in vario modo. E l'altra cosa interessante, insomma, che ho vissuto personalmente, è che Lingiardi all'inizio ci dice, ci rassicura dicendo che questo libro lo si può affrontare da vari punti, cioè anche proprio aprendolo da un capitolo, dal tredicesimo come dal quinto, ed effettivamente io, prima di aver colto questo suggerimento, l'ho vissuto in prima persona, mi sono allenata nella lettura del primo capitolo, ed era stata una difficoltà che ho provato ad accogliere aspettando qualche settimana. Poi ho detto no, adesso inizio dal secondo, come mi dice lui, e la lettura è stata scorrevolissima, e mi sono letta per ultimo l'ultimo capitolo. Perché cosa vuol dire questo? Che effettivamente io penso, e questo lo lascio a voi quando avrete modo di leggerlo, che questo libro faccia fare un apprendimento dall'esperienza, cioè si sperimenta proprio ciò che si sta leggendo. E quindi in qualche modo faccio una forzatura, è una prima, diciamo, forse mezza domanda. E se per paesaggio si può intendere anche questo libro? Io non conoscevo Vittorio Lingiardi, e quindi è come se nel primo capitolo mi fossi trovata di fronte a un paesaggio che mi ha lasciata spaesata, non riuscivo ad entrare da nessuna parte. E poi in qualche modo invece dal secondo capitolo, che in qualche modo si intitola Spazi psicanalitici, quindi forse era qualcosa di più familiare, ho trovato qualcosa che potevo toccare, potevo annusare, qualcosa che mi sembrava molto più familiare, proprio abitabile, che è una parola che lui utilizza. E quindi un po' così la prima domanda è se questa, diciamo, esperienza che ho fatto proprio di vivere il libro come se fosse appunto un oggetto evocativo, e questo sicuramente, ma come un paesaggio dal quale si può arrivare dalla montagna, al quale si può arrivare lungo un fiume, in canoa, e ciascuno a modo proprio. Grazie prima di tutto,
per queste bellissime parole di introduzione, quando un autore si sente immediatamente riconosciuto, anche un po' smascherato, per certi aspetti è felice, perché il libro lo si scrive perché poi vada per conto suo e perché incontri delle persone, dei lettori che raccolgono, insomma, il senso, il messaggio e l'impegno che hai messo nella scrittura, e grazie anche alle amiche della Fondazione Gaibazzi e a Fabio Marti e a tutti i colleghi che sono qui oggi e gli amici che sono qui oggi. Rispondo subito alla domanda se questo libro può essere vissuto come un paesaggio, e certamente sì. Però adesso gli spieghiamo qual è l'idea di paesaggio che abbiamo in mente mentre diciamo mentre facciamo questa affermazione. Il libro nasce un po' anche per mettere, è un libro un po' autobiografico, anche se i riferimenti poi personali sono pochi e abbastanza contenuti. Qua e là, insomma, tre o quattro volte mi capita di dire qualche cosa che mi lega in senso esplicitamente autobiografico al paesaggio, altrimenti è biografico perché è un tentativo non programmatico di mettere insieme un po' anche le diverse parti che compongono così quella che ormai è più la vita che ho alle spalle che quella che mi attende. Quindi ho detto, ma insomma, vicino ai 60 anni bisogna forse scrivere. Io poi penso che gran parte del pensiero sia una conseguenza della scrittura, più che la scrittura una conseguenza del pensiero. Cioè una specie di, a me piace scrivere, è un rapporto abbastanza circolare, scrivendo mi vengono delle idee che poi scrivo che mi fanno venire delle altre idee, cioè è un'attività molto artigianale per me il pensiero. E quando mi sono messo a scrivere questo libro, poi ho trovato questo titolo, Mindscapes, forse avevo un po' l'intenzione di mettere insieme parti diverse della mia esperienza, perché è vero che è un libro appunto legato al piacere di scrivere, anche alla cura di scrivere, è un libro che contiene molta immaginazione poetica, che è una parte che mi appartiene, mi riguarda, è un modo anche così di usare uno stato un po' della mente, è un libro che ha tutta una sua precisione, forse per certi aspetti a volte anche un po' una sua compulsione accademica in termini di riferimenti bibliografici, in termini di riferimenti autoriali, e, però è anche un libro che tocca tanti ambiti, che sono ambiti che incontriamo paesaggisticamente nella nostra vita senza necessariamente essere esperti di tutto, che è un po' difficile. E quindi, così come può essere bello andare per mare senza essere provetti marinai, andare in montagna senza essere alpinisti professionali, ho avvicinato dei paesaggi culturali, dei paesaggi estetici, dei paesaggi personali che mi sembrava potessero insieme parlare della mia esperienza. E quindi qui ci avviciniamo effettivamente un po' a questa, alla questione se un libro può essere un paesaggio. Penso per certi aspetti sì, come qualunque oggetto che investiamo di interesse e di memoria e di affetti e di attrazione estetica, cioè qualunque, io nel libro a un certo punto li chiamo marcatori affettivi a componente estetica, ecco, qualunque marcatore affettivo a componente estetica fa parte del paesaggio nella misura in cui il paesaggio non è né qualcosa che sta fuori, completamente fuori, né qualcosa che sta completamente dentro, cioè non è né un oggetto psichico né un oggetto, diciamo così, reale nel senso della realtà condivisa, è un oggetto di mezzo, è un oggetto di frontiera, è un oggetto di confine. Lo, diciamo, conteniamo psichicamente perché lo troviamo là fuori, e quindi eccolo, l'ho trovato.
c'è un capitolo che si intitola È là che vorrei vivere, e chiaramente quando è là che vogliamo vivere non è che vogliamo vivere là perché ci sono dei requisiti geologici o morfologici che soddisfano le nostre, il nostro interesse, ma perché c'è un riverbero, c'è un rispecchiamento, c'è una specie di ritrovamento di qualche cosa che abbiamo, che cerchiamo, o anche che non abbiamo e non abbiamo ricevuto, e non abbiamo, ci è mancato. E quindi la scelta del paesaggio come oggetto evocativo, come oggetto estetico, è qualcosa che ha a che fare col desiderio. Al tempo stesso è necessario che ci sia qualche cosa là fuori, perché le nostre memorie, i nostri desideri, le nostre speranze e le nostre estetiche possano avere, i cognitivisti usano un termine che è l'affordance, cioè un appiglio, un qualche cosa di reale a cui attaccarsi, che è veramente dal punto di vista anche gestaltico come il manico della tazzina per impugnarla o qualunque altro, qualunque altra affordance di un oggetto, cioè quello che ci permette di entrare, di farla nostra, di agganciarla. E quindi quello che dico subito è: il paesaggio è un mondo di mezzo che esiste fuori perché lo abbiamo dentro di noi, perché mentre lo cerchiamo lo inventiamo e così possiamo trovarlo. Questo mi ha portato anche a un certo punto a sviluppare un'idea veramente un po' folle, poi mi sono consolato perché l'ho ritrovata anche da qualche altra parte, cioè questo libro appunto nella sua varietà anche un po' onnivora, un po' anche ossessiva come sono io, di oggetti raccolti, per me incontrare in un libro e sottolinearla e mettermela da parte una frase che mi colpisce, una citazione che mi appassiona, è esattamente come trovare un legnetto che ha una bella forma mentre faccio una passeggiata, me lo metto in tasca, o una piuma con un colore iridato che mi colpisce, o una conchiglia mentre cammino sulla spiaggia. Quindi le citazioni che sono molto presenti in questo libro sono una trama di oggetti esattamente che mi colpiscono in un modo così sognante, avventuroso, anche tattile, anche organolettico, per così, la passione delle cose che mi colpisce. E quindi questa dimensione mi ha portato a mi ha un po' confortato, perché io a un certo punto dico: ma forse il paesaggio ha molto a che fare con il viso materno. E ho detto: boh, ma perché mi è venuta in mente questa cosa, che senso ha? Ma io sentivo che volevo trovare il modo di convincere gli altri che erano così, ma dovevo anche un po' convincere me, non lo avevo bene messo a fuoco. Allora, quando cerchi di chiarire una tua, il fenomeno non funziona così, quando cerco di chiarire qualcosa che forse appunto funziona più come un'intuizione, una suggestione estetica, uno stato d'animo, vado a vedere se magari qualcuno più razionale, più sistematico di me lo ha detto in qualche modo. Mi imbatto in una bellissima frase di Winnicott che dice: il bambino è un piccolo meteorologo che guarda il viso materno e cerca di capire se quel giorno passeranno delle nuvole o ci sarà il sole. Ancora, ecco, quindi il bambino è un piccolo meteorologo, quindi il viso materno è un cielo solcato da, diciamo, nuvole o illuminato dal sole. E poi mi capita di leggere qua e là, perché è un libro impossibile, alto così, di Deleuze e Guattari, che si chiama Mille piani, che avevo preso perché lì sì, sapevo, c'era un'altra giustificazione di qualche cosa che io stavo, diciamo, a che fare con l'idea che raccontava lei, che in questo libro si può entrare da qualunque porta, cioè una idea un po' rizomatica, loro dicono, della scrittura, ma anche dell'alberatura dei pensieri. Dico alberatura scegliendo una parola non a caso, perché appunto è il rizoma, è una radice che anziché svilupparsi
in modo verticale è una radice che sviluppa in modo orizzontale. L'orizzontalità di questo libro è proprio il suo toccare diversi argomenti connettendoli in una, diciamo, in una contiguità orizzontale dove non ci sono delle gerarchie, dove non c'è un'idea un po' così gerarchica, patriarcale della, così, insomma, dell'argomentazione, ma c'è invece un intrecciarsi un po' sotterraneo che un po' emerge, un po' si immerge degli argomenti e dei contenuti. Ecco, insieme a questa cosa della scrittura rizomatica, in questo libro Mille piani di Deleuze e Guattari, c'è a un certo punto una pagina in cui loro parlano del cinema, tra l'altro, programmando io molto non è uno degli ingredienti principali di questo libro, a un certo punto dicono che quando un regista deve girare una scena di paesaggio, gli succede qualche cosa che loro chiamano visage paesage, cioè che gli oggetti del paesaggio è come se evocassero un viso e quindi, diciamo, il regista quando deve fare un paesaggio lo guarda come se fosse un viso e al tempo stesso quando deve guardare un viso lo guarda un po' come se fosse il paesaggio, cioè c'è una specie di continuo rapporto da una parte di figura sfondo, ma dall'altra parte un po' di sconfinamento tra l'espressione dei visi che abbiamo amato, e anche la loro varietà, e la loro morfologia, le loro fattezze, le loro espressioni, e la varietà, oserei dire, delle espressioni, anche delle geografie e delle scritture del paesaggio. Poi recentissimamente è uscito quel bellissimo film di Agnès Varda che si chiama proprio... Visage, quindi insomma siamo sempre sul visage paesaggio, village paesaggio, village visage, e anche lì insomma il viso emerge. Poi poi mi fermo e vediamo magari di proseguire il dialogo, ma ho voluto fare un capitolo sui sogni e il paesaggio, cioè su come il paesaggio informa in modo molto potente la struttura sia della delle metafore psicoanalitiche. Pensate alla metafora principale che ha usato Freud per descrivere l'inconscio come infero, no? Che lontano vedo, quindi il mondo dei sogni, il mondo sotterraneo, con una sua paesaggistica di fumi, di spelonche, di acquitrini, di nebbie, e come tante metafore poi dell'interpretazione dei sogni, anche le metafore sessualizzate del paesaggio, per cui le sorgenti e invece i pinnacoli. Allora da lì ho detto, ma come hanno usato gli psicoanalisti il paesaggio per le loro formulazioni anche teoriche? Appunto Freud, il paesaggio e le simbologie sessuali, la Klein, il paesaggio come morfologia del corpo, soprattutto materno, per l'esplorazione che il bambino fa di questo corpo, e quindi il muoversi sulla superficie ondulata del corpo materno. La Klein parla proprio di scalare il corpo della madre come se fosse una montagna. Questo poi mi ha portato a fare degli altri pensieri, ho detto, ma aspetta, ma allora le mamme di solito non sono acquatiche, orizzontali, il femminile non è sempre in qualche modo riconducibile al mare. Ferenczi dice proprio, parla molto strettamente, no, del legame tra il materno e il marino, e la montagna, l'ascensione, la verticalità, Lacan con, diciamo, questa verticalità del fallo, nella psicoanalisi sembra più una dimensione invece paterna. Poi, come tutte le cose, come tutti i paesaggi, siamo oltre la complessità, diciamo, siamo oltre la binarietà, diciamo, verso la complessità. Invece è stato anche molto bello vedere come nei sogni, anche nei sogni di pazienti o in tante narrazioni psicoanalitiche, ci sono madri di montagna e padri di mare. C'è una meravigliosa poesia di Antonia Pozzi che parla delle Dolomiti come il materno della montagna, e ci sono delle bellissime tragiche poesie di Silvia Plath, pagine del suo diario, che raccontano invece il mare come oceano paterno e il suo infrangersi su questa battigia. Insomma, le immagini
che poi diventano anche immagini intese come figure che sono presenti nel libro, perché poi mi è sembrato importante dare anche appunto un'estetica non casuale alle cose che raccontavo, quindi insomma sfidando la proverbiale diciamo diffidenza nella spesa, neologismo per cui invece avete capito bene la parola, del Raffaello Cortina, mi ha detto: ma sì, dai, facciamo delle belle figure, abbiamo 50 figure che raccontano un po' anche un itinerario iconografico di questa avventura così paesaggistica. E questo è un altro degli intrecci, cioè l'immagine e l'immaginario, insieme alla parola, appunto, l'immagine e l'immaginario, che costituisce, per tornare alla domanda, un paesaggio che non è un panorama, cioè non è mettersi in una posizione favorita e usare lo sguardo per vedere tante cose belle. Questo è un pezzo dell'esperienza paesaggistica. La mia idea di paesaggio, uso un altro neologismo ben più bello di Mindscapes, che è paesaggire, è un neologismo del poeta Andrea Zanzotto, che è attraversare il paesaggio con la memoria dell'esperienza, anche dell'immersione sensoriale nel paesaggio, che un poeta, ma qualunque persona carichi di significato emotivo e quindi anche di autobiografia e di memoria del paesaggio non può che fare, quindi non la visione dall'alto che è il che tutto tiene insieme, che è il panorama, ma forse invece l'immersione dal basso. Addirittura Zanzotto dice: il paesaggio, questo paesaggire, dice, procura eritemi, procura allergie, cioè è uno stare in mezzo alla bellezza e alla bruttezza, alla difficoltà degli oggetti che sono le parti della nostra vita che troviamo o evochiamo. Ecco, Bolla parla di oggetto evocativo proprio anche in questo senso. Le cose ce ne sono tante, in effetti. E, stavo un po' guardando che cosa può essere più prezioso, anche proprio per aprire qui al dibattito, perché anche loro facciano questa esperienza di incontro col paesaggio. E, direi che mi verrebbe un po' così da prendere due piccoli particolari. Uno è che riguarda un altro autore che ho amato molto un po' di anni fa, quindi non voglio devi leggerlo, che è Bruce Chatwin, il quale forse molti di voi conoscono appunto questo dico personaggio, perché veramente ha fatto tantissime cose, ma di cui diciamo da amanti dell'arte aveva molto colpito questa sua esperienza, per cui da esperto, appassionatissimo e consulente di Christie's, e quindi appassionatissimo d'arte, a un certo punto perde la vista per un problema, poi fortunatamente che non è stato definitivo, e quindi proprio non riusciva più a fare il suo mestiere, e quindi dovette iniziare a viaggiare, cioè lui intese questo problema alla vista come un invito ad andare verso i grandi spazi, quindi l'Australia, la Patagonia, insomma tutti i posti che ci ha poi fatto conoscere attraverso i suoi libri. E c'è una domanda che il professor Ingiardi riprende di Chatwin, che è un particolare piccolissimo, ma che a me ha colpito perché è all'interno di un capitolo in cui si parla proprio di cose molto quotidiane, del rapporto con gli oggetti, del collezionismo, appunto di degradazioni diverse dell'essere ossessionati dagli oggetti, e Chatwin appunto che appunto ha avuto questa storia e che ha scritto alcuni libri come Utz, dove proprio parla di personaggi che sono dei collezionisti veramente un po' malati anche, e si chiede: ma perché l'attaccamento alle cose? Diciamo, sicuramente tutti i colleghi che sono qui, quelli che hanno amato Bowlby e chi poi ha sviluppato la teoria dell'attaccamento,
sanno rispondere, sappiamo rispondere perché l'attaccamento alle persone. E sull'attaccamento alle cose è un po' più difficile da un certo punto di vista, anche perché forse ci sono delle risposte meno immediate, meno univoche. Io penso che, perlomeno questa è un po' l'ipotesi che io avanzo, è che le cose sono pezzi del paesaggio perché sono investite anche nella loro piccolezza, un po' anche l'elenco delle cose che dicevo prima, degli oggetti diciamo transizionali che raccontavo prima, il legnetto, la piuma, il sasso, la conchiglia, sono un legame investito da quella marcatura estetica che è un prodotto delle nostre relazioni primarie, cioè un po' come se io pensassi che la nostra soggettività è molto costruita dall'estetica poi insomma dei primi oggetti scelti. E quindi in questo senso siamo un po' come dei curatori di un museo, solo che anziché scegliere gli oggetti che facciamo vedere a tutti i visitatori, scegliamo degli oggetti che esponiamo nella nostra casa o che non esponiamo nella nostra casa, teniamo nel nostro cassetto o nel nostro portafoglio. Tra l'altro questa idea della soggettività anche della costruzione di sé come curatore di un museo di oggetti viene, l'ho ritrovata recentemente in un film bello, questo di Todd Haynes che è uscito ora, che si chiama La stanza delle meraviglie, che tra l'altro è la storia di un bambino che colleziona oggetti per la sua piccola camera delle meraviglie e poi la storia lo porterà al Museo di Storia Naturale di New York, dove c'è una grande camera delle meraviglie, ma c'è questa idea che gli oggetti sono al tempo stesso, diciamo, qualcosa di magico come un amuleto, quindi che tiene insieme delle parti anche degli investimenti un po' magici e primitivi. Questa è anche un po' tutta un'idea del filone freudiano sul feticismo, che poi Bruschetto in critica un po', perché gli sembra che poi l'attaccamento alle cose sia qualcosa di più grande della questione solo dell'investimento del feticismo, e che riguarda appunto sostanzialmente la possibilità di collocare delle parti della nostra soggettività e della nostra memoria in piccole cose che possiamo anche sempre controllare, avere con noi, raccogliere, ma anche regalare e prestare. Questo mi ha portato a fare poi una piccola digressione nel libro su un'esperienza che facciamo tutti a un certo punto, prima o poi lo facciamo tutti, cioè svuotare le case dei nostri genitori quando non ci sono più. E uso questo termine, che è un termine abbastanza ambiguo, perché fa pensare un po' anche al furto, ma è il termine con cui è stato tradotto un bel libro di una collega belga che si chiama Lydia Flem e che si intitola Quando ho svuotato la casa dei miei genitori. Quindi l'incontro con le bollette del telefono, un pettine, un portafoglio consumato, una spilla, un bottone, le cose rimaste nelle fodere dei divani per 40 anni, ecco, sono oggetti a quali possiamo legarci o meno, che possiamo decidere se buttare via o se tenere o se selezionare, ma tutta questa fase di relazione con questi oggetti profondamente segnati dalla trasmissione delle generazioni, secondo me è fondamentale per promuovere uno spazio psichico che è uno spazio che si forma mentre traslochiamo questi oggetti dalla loro destinazione primaria, dal loro uso primario, per esempio quello che hanno fatto i genitori, a un'altra destinazione, che ripeto può essere
regalarli, può essere buttarli, può essere conservarli, può essere fare dei pacchi da dare alla parrocchia per i poveri, ma è sempre qualcosa che ti trasloca andando e fa parte del lavoro del lutto, secondo me. E quindi questo mi ha spinto un po' a dire, a pensare che da qualche parte tutto questo lavoro sul paesaggio, tutto questo lavoro sugli oggetti è anche inevitabilmente un lavoro sulla perdita ed è anche un lavoro quindi sulla nostra capacità. Professor Lingiardi, per questo libro, perché è veramente una miniera infinita, perché se dovessimo davvero commentarlo credo che potremmo rimanere qua circa un anno almeno. Ed è un libro ricchissimo, molto intelligente, molto colto, molto tutto, di fronte al quale la mia povera mente si sente veramente un po' intimidita. Io mi sono molto interessata a leggere questo libro, anche divertita, perché è veramente un libro appassionante e io credo che andrebbe letto e riletto e anche però ascoltato, cioè nel senso di come di rimanere a Maggese e farselo passare dentro piano piano, perché appunto gli stimoli sono molti, ma sono anche molto, molto, è molto evocativo, quindi la partecipazione è inevitabile. E io, per non perdermi in tutta questa ricchezza, io adesso pensavo di farmi accompagnare in questo libro da un compagno di viaggio che mi ha accompagnato sempre nella lettura, che è stato un sogno che io ho fatto 2 giorni prima di iniziare questa lettura. Ed è stranamente una coincidenza, ed è un sogno costituito da un'immagine sola, un'immagine immobile apparentemente, di un luogo a me molto caro, perché è la mia casa di campagna in cui ho vissuto molto, ed è un'immagine di un paesaggio, cioè di una parte di questa paesaggio davanti alla casa con i campi intorno. Non vi racconto il sogno perché non vi voglio ammorbare, ma lo uso come riferimento per dire quello che ho poi pensato. E in questo sogno non ci sono personaggi visibili, ma in realtà i personaggi aleggiano, cioè si sentono presenti in tutto questo pezzetto di paesaggio, e sono presenti con le loro voci, con le indicazioni, con i consigli, con le proposte di vita, con i gesti, con i comportamenti, e questa presenza assenza connota, mi sono resa conto che connota moltissimo questo paesaggio e connota anche la mia presenza dentro quel paesaggio lì. E la cosa importante che per me, che io ho visto, è che questo paesaggio parla e c'è uno scambio reciproco fra me, il personaggio unico che c'è, me e il paesaggio. Nel senso che è vero che noi creiamo i paesaggi perché con le nostre immagini interne, eccetera, ma anche che veniamo creati dal paesaggio. E questo è in uno scambio reciproco continuo. E quindi anche, ho visto, anche con l'aiuto della lettura, perché poi c'è stato sempre uno scambio fra questo sogno e la lettura, uno scambio continuo. Questo paesaggio è parte di me e io sono parte del paesaggio, e questo paesaggio diventa un soggetto, cioè non è un'entità passiva, ma è attivo ed è importante nella formazione dell'identità. Io così
andando avanti, pensavo questo, noi di solito diamo molta importanza alla, alla figura dei genitori nella formazione della personalità e su questo siamo d'accordo, sono d'accordo anche. Ma credo che, visto che poi parliamo di complessità, siamo inseriti nella complessità, noi possiamo anche pensare al paesaggio, paesaggio in cui il soggetto è inserito, in cui sono inseriti i genitori e il paesaggio, il mindscape interno dei genitori, come nella, nell'immagine di Magritte con il rovino con il paesaggio interno. E il mindscape del bambino, il mindscape dei genitori e il mindscape dei personaggi interni dei genitori contribuiscono tutti a creare, a formare un'identità e una personalità in un modo molto complesso, in uno scambio. Io penso che il in un certo senso, mi chiedo se il paesaggio, questo mindscape, ha una funzione attiva, secondo me, nella formazione della, della personalità e dell'identità. Mi piace citare una piccola poesia della Dickinson, che è stata citata da Ricciardi, che ha un po' a che fare con questo, perché riguarda una piccola immagine. Per fare un prato occorrono trifoglio e ape e una mente che sogna. La mente che sogna basterà se le api sono scarse. Che è molto significativo. Un altro punto che volevo così citare a raccontarvi è una cosa che è avvenuta qui un mese fa circa, quando è venuto il pittore Davide Benati, che nella sua relazione ci ha raccontato della sua amicizia con Trabucchi. E raccontava che aveva accompagnato in un viaggio in Spagna, un viaggio di lavoro, Trabucchi, e si chiedeva come mai era andato lì, non c'era un motivo. Quando un mattino, uscendo nel giardino dell'albergo, ha visto un pergolato con un ramo che pendeva e ha detto: ecco, ho capito perché sono qui, per incontrare questo ramo. Ed è stato un innamoramento proprio, perché poi questo ramo evidentemente corrispondeva a un'immagine interna, quindi era un suo mindscape, e poi che ha dato luogo poi a riproduzione sulla, sulla tela, probabilmente approssimative, perché non credo che uno possa mettere sulla tela esattamente un'immagine mentale, questo lo penso io. E, Però probabilmente è stato questo incontro con questo ramo una messa a fuoco di una immagine mentale che era latente e che a un certo punto si è presentata ed è stata conoscibile in questo modo. E il professor Ringiani dice: spesso usiamo il paesaggio per rispecchiare i nostri stati emotivi, ma un mindscape è molto di più, è già vivo in noi, è come un innamoramento. Il volto in cui cercare e creare quel luogo che già abita in noi. Tu sei l'immagine che nascondevo in me. E Winnicott dice, se cito a memoria non mi ricordo bene, ma il bambino crea l'oggetto e dice: salve oggetto. E l'oggetto è creato. E l'altra frase che a me piace molto, io poi ho una simpatia per Winnicott, sei tu che l'hai creato o ti è stato presentato dall'esterno? L'importante è non aspettarsi nessuna risposta su questo punto. Non è una domanda da formularsi. Tanto grazie, perché questa coincidenza del sogno, insomma, del dialogo col paesaggio, direi nel paesaggio, e poi l'arrivo dei miei mindscape, insomma, ci avvicina molto cose, appunto, in coincidenze insondabili che non ha neanche senso spiegare, ma insomma possono succedere, possono accadere. E la prima parte dell'intervento, delle osservazioni che facevi, mi hanno riportato
due autori tra loro lontanissimi che mi sembrano proprio sostenere dalla prospettiva di un di chi fa il nostro lavoro quello che tu dicevi, cioè che la nostra nostro stare nel paesaggio non è semplicemente in un paesaggio passivo che ci subisce, ma in un paesaggio che ci agisce anche. Beh, uno è Searce, che forse è anche il primo motore di tantissime delle cose che abbiamo detto, perché negli anni 60-70 ha scritto L'ambiente non umano, The Non-Human Environment, ed è sicuramente uno dei primi ad occuparsi del ruolo e dell'importanza che il paesaggio riveste nello sviluppo della nostra formazione psichica. Addirittura in quel libro interviene in modo molto profetico su tutta una riflessione che poi è seguita da parte di antropologi e da parte anche di politici, anche Settis in fondo quando dice il paesaggio è il grande malato d'Italia, insomma fa una riflessione che ha una valenza insomma forte tra queste dimensioni e dice appunto che il rapporto dell'uomo con il paesaggio è un rapporto molto ambivalente, perché così come lo possiamo diciamo adorare, addirittura idolatrare, addirittura venerare e pregare, come hanno sempre fatto poi gli animisti per primi, ma in generale insomma tutti quelli che vedono nella natura una manifestazione divina, al tempo stesso lo possiamo distruggere, lo possiamo avvelenare, lo possiamo bruciare, lo possiamo vendere e comprare per fare dell'utile. E Searce parla proprio di ferocia territoriale da questo punto di vista. Searce intravede, ci suggerisce qualche cosa del rapporto con, diciamo, un po' schizoparanoide che il bambino può avere con l'oggetto materno, e qualcosa appunto che può essere idealizzato, qualcosa che può essere perseguitato e che può essere persecutorio anche, perché poi il paesaggio non è semplicemente, diciamo, le belle colline toscane, il bel laghetto dove ci fermiamo a fare il picnic. Cioè, la categoria del paesaggio, per esempio, in tutta la filosofia romantica e in Kant, evoca la dimensione del sublime, ma evoca anche la dimensione in qualche modo di qualche cosa di molto più forte, molto più grande che ci annulla. Rilke dice una frase terribile a un certo punto in questi suoi Vorspiele, che sono questi diari che ha scritto in un momento abbastanza difficile della sua vita, dice: non c'è nessun posto in cui ti senti così solo come quando stai attraversando un bosco, dove ti domandi insomma come mai. Una frase così, ma forse così leopardiana anche da un certo punto di vista. E Rilke spiega che la natura è un luogo che appunto ti agisce soverchiandoti, ti agisce facendoti sentire una cosa da poco, una cosa indifesa, una cosa che può essere schiacciata da qualunque perturbamento meteorologico. Però dice una cosa molto importante dopo questa, dice: l'uomo è solo l'artista che ti può riconciliare con questa dimensione anche così terribile e sopraffacente, cioè l'arte in fondo, una delle spiegazioni dell'arte è qui è molto bella anche, no? L'immagine che riportavi tu è in fondo un tentativo di rappresentare e di ricostituire un rapporto possibile anche tra l'uomo e la natura, e quindi la sua rappresentazione. Peraltro paesaggio come termine, poi vabbè ci sono tante diciamo diatribe filologiche complesse, però è un termine che nasce dalla storia dell'arte, cioè il paesaggismo, il paesaggio è una dimensione che appartiene alla pittura, probabilmente alla pittura fiamminga, poi in parte alla pittura veneta del 500-600, e che ha a che fare proprio con la
rappresentazione del paesaggio come protagonista della tela, non più come sfondo, ecco, il passaggio dallo sfondo al protagonista. Forse uno dei quadri che viene più spesso citato è La tempesta di Giorgione, in questo senso, e poi naturalmente, insomma, tutta la pittura, pensate a tutta la pittura che segue e che mette il paesaggio come protagonista della scena. Oltre a Searce, chi altro nell'ambito della, diciamo, delle professioni che si occupano del mondo psichico ci invita a guardare il paesaggio come, appunto, non come uno sfondo, non come il nostro habitat, ma come qualche cosa che ci forma e ci cambia? È Hillman, James Hillman, che dice a un certo punto: colleghi, è venuto il momento di aprire le finestre dei vostri studi, che è un invito a superare la claustrofilia della seduta analitica e anche, diciamo così, un po' l'ombelicalità dell'autonarrazione, dove l'anamnesi è, diciamo, ristretta alla genealogia familiare, proprio per buttare la storia del paziente nel suo paesaggio e quindi anche, appunto, in tutte quelle dimensioni dei paesaggi interiorizzati dai nostri genitori e anche delle nostre propensioni o delle nostre invece antipatie paesaggistiche. Cioè, il libro, è vero che ogni tanto, insomma, capisco che abbia delle parti un po', insomma, in cui è necessario un po' entrarci, però abbiamo visto che ci possiamo uscire tranquillamente se ritrovarle poi da altrove, però anche, secondo me, un livello di lettura che si cimenta con delle cose molto più quotidiane, come per esempio come si scelgono i luoghi di vacanza, come si scelgono i viaggi. A me capita spesso di trovarmi in situazioni in cui due persone, anche che si vogliono molto bene, che devono decidere dove fare le vacanze, diciamo, tra virgolette, bisticciano, perché andiamo al mare, no, andiamo in montagna, andiamo in Islanda, no, andiamo in Arabia Saudita. No, quella non è una meta particolarmente consigliabile. In Marocco, diciamo così, andiamo in Islanda, no, andiamo in Marocco. Cioè, i punti cardinali, il nord e il sud, l'est e l'ovest, sono dei punti molto pregnanti dal punto di vista dell'immaginario. Qui, diciamo, la parte originariamente junghiana dentro cui mi sono formato, quindi tutta la dimensione archetipica del nord e del sud, dell'est e dell'ovest, ha un gioco importante. E anche la ricerca di certe caratteristiche che soltanto la montagna o il nord ti può consegnare, certe altre che soltanto il mare e il sud ti può consegnare, no? La nudità, la vestizione, le scarpe pesanti con cui camminare, i piedi nudi, insomma, e così via. Sono anche questi, secondo me, oggetti del paesaggio esterno che diventano oggetti del paesaggio psichico. Pensavo anche che c'è tutto un aspetto corporeo, mi sfugge il termine dei neurologi, cioè quando parlano della imitazione, si dice corporea, si dice dell'embodiment, della simulazione, ecco, che penso che anche quello, sembra che sto parlando piedi nudi o gli scarponi, penso che ci sia anche tutto un aspetto del paesaggio molto importante. Dal punto di vista di come il nostro corpo si relaziona al paesaggio. Tra l'altro, siamo a Parma, insomma, la città di Gallese. Io ho fatto un paio di brevi conversazioni, anzi una non tanto breve, con Gallese su questi argomenti, perché voi sapete che Gallese ha studiato molto recentemente il rapporto tra, diciamo, la fruizione dell'opera d'arte. Tra l'altro c'è qua Paolo Migone che lo può raccontare molto meglio di me, avendoci anche scritto e lavorato insieme proprio sul tema dell'embodiment e l'attivazione
contrazione, diciamo così, di circuiti neurali che implicano una dimensione motoria è legata per esempio a guardare una tela dove c'è un'azione umana, come tagliare la tela in fontana o il dripping di Pollock, quindi sgocciolare, diciamo, le gocce di pittura sulla tela. E la domanda che a un certo punto, in modo assolutamente dilettantesco, non ho esperienza sperimentale dal punto di vista, questo punto di vista, è stata: ma qual è la relazione tra, diciamo, i mirror neurons, i circuiti neurali e la fruizione del paesaggio? Noi possiamo fruire il paesaggio come, dice Gallese, potremmo fruire un'opera d'arte? Allora, ho scoperto che in realtà ci sono alcuni studi interessanti che, adesso non sto a dilungarmi troppo, ci sarebbero anche degli studi molto interessanti sulla costruzione cognitiva del paesaggio ideale, perché non sembra, ma c'è un paesaggio ideale. Poi noi poeticamente lo superiamo, grazie a Dio, ma un paesaggio ideale con certi requisiti, anche proprio dal punto di vista frattalico, dicono esiste. Ma torniamo alla fruizione del paesaggio. E loro hanno intanto fatto un lavoro a partire dalle immagini. Allora, mettono di fronte un quadro che rappresenta una persona, una donna che sta cucendo, e un quadro che rappresenta una cascata. Attivazioni ovviamente diverse, perché nell'azione del cucire c'è tutto il tema, poi no, si attiva dal punto di vista neurale dentro di noi con i neuroni specchio. La cascata sembra una cosa un pochino più neutra, ma quanto più il paesaggio presenta tracce dell'umano, tanto più si attivano questi, diciamo, elementi che appartengono al rispecchiamento. Ma se tu fai vedere una fotografia di un lago a un nuotatore o a una persona che non nuota, c'è tutta un'attivazione neurale diversa. E se fai vedere una fotografia di un paesaggio di montagna con una stradina che si perde nel bosco in salita a un esploratore o a un camminatore o a un sedentario che sta sempre in poltrona, hai delle attivazioni diverse. Quindi anche il paesaggio attiva il, diciamo, circuito neurale della imitazione, dell'immedesimazione, del rispecchiamento e dell'aspetto appunto motorio della fruizione estetica. E questo mi sembra molto interessante, anche perché appunto, tornando a quello che dicevi tu, mette in primo piano il corpo, ciò che è incarnato nella relazione col paesaggio. Non a caso, tra l'altro questo Gallese lo riprende, uno che aveva capito molto di tutto questo in tempi neuroni specchio è Merleau-Ponty, un filosofo che non a caso dice: il paesaggio esiste anche per i non vedenti, e sapete dove inizia? Dove la punta del bastone inizia a toccare l'ambiente. Quindi c'è questa dimensione immersiva, sensoriale e non necessariamente retinica della funzione, che è un altro aspetto importante perché è corporeo. Direi che potremmo aprire, visto che i tempi non sono lunghissimi, e penso alle 7:30 dobbiamo chiudere, quindi diamo parola a voi se o qua davanti oppure una baghetta. Se ci sono evocazioni. Sì, o una. Mi ricordo di aver letto una volta sul Corriere della Sera una critica a Rousseau, memorie di un camminatore, eccetera, e diceva che Rousseau, avendo perduto la madre, non poteva far altro che amare il paesaggio, che è insomma la natura madre, e questa era una delle suggestioni che mi sono venute. L'altra, pensavo a Eliot e al correlativo oggettivo, e mi chiedevo cosa pensava lei in proposito. E la terza che mi viene così: Eliot e il correlativo oggettivo,
cioè Eliot diceva che c'è un'immagine esterna che ha un equivalente poetico, adesso lo dico, la teoria dell'oggettiva è molto anche più estesa, e appunto volevo sapere come poteva rientrare in un'idea del paesaggio. Dunque, io penso che nessuno possa dire cammino nel paesaggio perché ho perso la mamma, e queste sono sempre un po' come quelle semplificazioni psicanalitiche che poi spingono a fare l'interpretazione psicoanalitica dell'opera d'arte o del film. Io penso che si debba mantenere una dimensione un po' insatura tra la biografia e la produzione artistica, letteraria, ma naturalmente questo non ci impedisce di riflettere sulla, lo dicevamo prima, sul rapporto che si può stabilire, che non è unidirezionale, appunto, ho una perdita e quindi faccio una ricerca, può anche essere esattamente il contrario, ho una perdita e non voglio cercare niente, quindi però pone pone sul tappeto il rapporto tra la relazione di cura che hai o non hai avuto, io lo dico così, chi si è chinato su di te e ti ha riconosciuto e ti ha rivolto lo sguardo, oppure chi lo ha distolto, cioè questa, o ha fatto entrambe le cose, magari in modo imprevedibile e intermittente. Ecco, io credo che questa prima esperienza, che è un'esperienza anche di regolazione reciproca, cioè non è soltanto la madre che fa qualche cosa o non fa qualche cosa sul bambino, ma è anche il bambino che, facendo o non facendo, condiziona il fare o non fare della madre. Ecco, diciamo, questa cosa che poi gli infant researchers chiamano regolazione reciproca, attraverso tantissime strade, molte delle quali non le conosciamo, e che a quelle che conosciamo sarebbe comunque lungo da elencare adesso, producono quella cosa che possiamo chiamare il nostro stare al mondo, il modo in cui stiamo nell'ambiente. In fondo il ambiente è una parola molto winnicottiana, no? Ed è una parola molto psicoanalitica, l'ambiente prevedibile, l'ambiente di sostegno, la madre ambiente. Ecco, tutte queste metafore o queste terminologie psicoanalitiche su come sta l'individuo, come è la fioritura umana relativamente all'ambientarsi. Lei diceva prima, no? mi ha spaesato, no? Quindi inventando un'altra parola, cioè il paesarsi e spaesarsi dentro un sistema ambientale che è fatto di cure, di sguardi, di oggetti, sia nell'esserci che nel non esserci, sia nella presenza troppa o nell'assenza troppa, producono sicuramente poi qualche cosa che ha a che fare con il modo in cui noi ci muoviamo nell'ambiente, quindi per estensione siamo nel paesaggio, cerchiamo, troviamo, eccetera, come dicevamo prima. La cosa della poesia è estremamente importante, bella e suggestiva, ed è una cosa a cui ho dedicato un pezzetto del libro, che forse, visto che non abbiamo letto nulla, mi fa piacere condividere con voi. Ecco. Nasce proprio un po', è un capitolo che ho scritto proprio a partire da una poesia e che tocca, secondo me, un po' questo concetto che evocava lei prima. Il nostro cammino tra psicoanalisi e paesaggio può appoggiarsi a un elegante bastone da passeggio, il retentissement. Caro Aminkowski, sviluppato da Bachelard e riscoperto da Bollas, questo concetto ci aiuta a descrivere l'essenza dell'immagine poetica e il suo potere evocativo. Potremmo tradurlo con eco, meglio ancora con riverbero,
a indicare quel fenomeno che porta il lettore di fronte a un verso che lo cattura, a sentirsi come il poeta che l'ha creato. Cioè, quando io incontro un verso di una poesia così, che mi tocca così profondamente, ma tocca a me in un modo molto diverso da come tocca a lui, che magari è indifferente a quel verso, è molto più colpito da un altro, che lascia indifferente a me, c'è un primo movimento che possiamo per certi aspetti dire che avvicina il poeta e il lettore. Ma non solo, a volte possiamo sentire che quell'immagine, quel verso è mio, cioè come se il poeta l'avesse pensato e scritto per me. E mentre, diciamo, la risonanza, quello che si dice, questa, c'è una risonanza nella lettura di questa poesia, si disperde su vari piani della nostra esistenza, il riverbero, questo concetto qua, ci porta invece nella profondità. Di fronte a quell'immagine il poeta e il lettore reagiscono nello stesso modo, vengono colti nella loro identità, ma anche nella loro identicità, potremmo dire. Non solo, questa esperienza attiva nel lettore una specie di intensità poetica che emerge in un modo spontaneo, quasi prepsicologico. La comprensione della poesia arriva in un certo senso dopo il piacere di quel verso. È come se il verso venisse da un luogo interno del poeta e raggiungesse un luogo interno del lettore senza smuovere le superfici. Cioè, non c'è un percorso che smuove dalla superficie al profondo, è come una specie di legame dal profondo al profondo. Come se in quel momento immagine, psiche e linguaggio si cercassero fino a coincidere in una metrica perfetta, quasi una metrica neurale, potremmo dire. Per esempio, a me è successo quando ho letto la prima volta la prima terzina di una poesia di Sandro Penna che dice: «Mi nasconda la notte e il dolce vento, da casa mia cacciato, a te venuto, mio romantico, antico fiume lento». Dentro, diciamo, a prescindere, diciamo, la bellezza complessa di questo verso, che è molto, diciamo così, leopardiano nel suo incipit, no? Dolce e chiara la notte e senza vento, dice Leopardi, mi nasconda la notte e il dolce vento, dice Penna, poi anche dantesco, no? La notte che le cose ci nasconde, però dov'è questo momento di riverbero? È in questo amico antico fiume lento, cioè è nel paesaggio da un certo punto di vista. Quindi il paesaggio può essere, secondo me, un mediatore meraviglioso dell'incontro tra l'individuo e il poeta, il lettore e il poeta, in un momento in cui c'è un contatto che è proprio molto vicino a quell'esperienza di cosa trovata e creata. Quindi forse in questo senso la sua osservazione è proprio così, molto vicina a quello che pensavo del libro. Non a caso, sempre per citare Ilman a un certo punto ha proprio concettualizzato l'idea che la mente potrebbe avere una base poetica per delle caratteristiche, e anche dei cognitivisti e dei neuroscienziati l'hanno fatto, perché la poesia, una certa poesia, ha delle caratteristiche di brevità, di ritmo che la prosa non ha, e che quindi può catturare con delle velocità, per esempio la Silvia Blatt scrive un saggio proprio sulle dimensioni neurali della lettura poetica. Quindi queste immagini mi sembra che siano utili. Allora, lo dico come traduttore, ma richiamandomi a quello che diceva Sara all'inizio degli aspetti poetici di questo libro, io credo che davvero questo libro sia evocativo e produca dei riverberi poetici, perché ed è questa la piacevolezza della lettura, oltre la cultura, perché impariamo tante cose.
mi sono pentita comunque. No, io sono rimasta molto colpita. Premetto che io sono abbastanza a digiuno di queste cose, però amo molto la poesia e diciamo anche che mi occupo di poesia. Allora, sono rimasta molto colpita dai riferimenti che ha fatto a Zanzotto, ad Antonia Pozzi in modo particolare, e mi è venuta in mente un'altra cosa sentendo la domanda che ha fatto lei a proposito del correlativo oggettivo, che è molto frequente anche nella poesia montaliana. In sostanza, lo dico per chi non lo sapesse, significa non dire come, non usare un simbolo, ma dire, non so, spesso il male di vivere ho incontrato era il rivo strozzato che gorgoglia, l'incartocciarsi della foglia, eccetera. Allora, io ho provato, mentre lei parlava di quegli studi di Gallese e di Paolo Migone, sulle reazioni davanti alla vista, per esempio, di una cascata, ho immediatamente fatto 2+2, ma sono le reazioni che io provo quando leggo appunto una poesia in cui si parla dell'arrivo strozzato che gorgoglia, che però secondo me non è evocazione, è proprio un'altra cosa che non saprei dire che cosa, è proprio un oggetto, non è un paesaggio, è una cosa isolata, perché io mi immagino un paesaggio anche della mente come composto da un insieme di cose. Io invece vedo proprio quell'oggetto ed è quello che, al punto che io le memorizzo immediatamente queste immagini quando le trovano i poeti. Sono mindscape. Non so, forse ho detto una cosa così. No, esattamente, mi sembra sono fortemente personali, no? Quello che anche ci sta dicendo, che tutti amiamo le cascate, tutti amiamo guardare il mare in tempesta o il tramonto, però quella cascata in quel modo, con quella unicità quasi circoscritta, ed è molto simile alla fruizione poetica, questa cosa che in molti hanno chiamato riverbero e ha un suo perché questo termine, mi sembra proprio il momento di incontro tra, diciamo, la soggettività e l'oggetto che diventa mio. E questa secondo me è l'esperienza poetica del paesaggio, al punto tale che qualcuno ha scritto che il momento in cui sentiamo più profondamente la bellezza del paesaggio è quando chiudiamo gli occhi, perché è lui che ci guarda, noi non lo guardiamo più. Ecco, questo qui entriamo in una dimensione che non ho esplorato, anche perché non ho io una, diciamo, una vocazione particolarmente mistica, però capisco che l'idea che il paesaggio agisca e esista soprattutto quando ci guarda lui e non lo vediamo noi può essere una strada che lascio esplorare ad altri, ma è interessante per la produzione poetica sicuramente. Professore, io volevo chiederle l'implicazione psicologica del cucito, un passaggio che è sfuggito. L'implicazione psicologica? dell'immagine della certo, donna? Certo, mi è sfuggito. No, le è sfuggito perché non l'ho... Sì, però... Non è un tema... L'ho accennato perché avevo bisogno di far riferimento a un'immagine dove è presente un'azione umana. Potevo dire appunto la donna che cuce, ma potevo dire anche la donna che cucina o che dipinge, cioè un'azione che come tale ha una risonanza perché mette in azione un circuito di tipo motorio e simbolico. Grazie. Solo qualche minuto. Se c'è ancora una domanda, qualche una considerazione. Allora, vi saluto con una piccolissima e bellissima poesia di Giorgio Caproni. Non sapevo come finirlo questo libro, perché come tutte le cose che sono rizomatiche, poi insomma possono andare avanti
possono andare avanti all'infinito. Però c'era una questione un po' aperta, una questione un po' in sospeso con l'aspetto malinconico che pervade un po' il libro, perché poi è un libro sulla perdita delle persone, sulla perdita degli oggetti, sul riconoscimento, ma anche sulla assenza e sul tempo anche che trasforma il paesaggio. E allora ho scelto il 14° e ultimo capitolo, si chiama semplicemente Congedo, e dice così: e ora che avevo cominciato a capire il paesaggio, si scende, dice il capotreno. È finito il viaggio. Su chi sia questo capotreno lascio a voi.